Anna Trovò, segretaria nazionale FIM. Allora, una protesta che percorre un poco tutta la penisola. Quale sarà il prossimo passo? Ma noi con questa manifestazione, che è grandissima, molto partecipata da una quantità enorme di lavoratori del gruppo Indesit e anche da tutta la città di Fabriano, chiediamo a Indesit di cambiare i suoi programmi, chiediamo a Indesit di investire sull'Italia, di pensare che solo col lavoro si può uscire dalla crisi. Il prossimo passo è l'incontro di martedì prossimo al Ministero dello Sviluppo Economico. Lì vorremmo sentire da Indesit qualche apertura nei confronti del sindacato e dei lavoratori che stanno chiedendo di riflettere su un'ipotesi che consideriamo sciagurata, che chiude fabbriche e fa perdere posti di lavoro. Quanto fanno male le parole pronunciate ieri da Milani? Ma Indesit, attraverso l'amministratore delegato e la famiglia Merloni, continua a dire che vuole rimanere in Italia, ma per rimanere in Italia bisogna investire sull'Italia, dare lavoro in Italia, fare i nuovi prodotti in Italia, garantire lo sviluppo in Italia. Senza il lavoro il territorio muore, come dimostrano anche i manifesti affissi dai commercianti e dalla CNA nella città di Fabriano oggi. È un domino pericoloso che lega una tassa all'altro e che fa, oltre perdere i posti di lavoro, anche perdere il reddito, perdere la dignità, perdere la possibilità di vivere dignitosamente in un tessuto sociale con prospettiva e sicurezza. Letta sta parlando di Youth Guarantee in questi giorni, garantire posti di lavoro ai giovani. Quanto che rumore fa una dichiarazione di questo tipo, un'azione politica nazionale di questo tipo, in un periodo di crisi di questo tipo? È una goccia d'acqua nel mare. Se se ne vanno le aziende, se se ne va la manifattura, le prospettive di lavoro per i giovani non ci sono. Non basta dare qualche incentivo alle imprese che assumono i giovani se nel frattempo si fanno scappare le imprese stesse e non si costruisce una prospettiva occupazionale e produttiva. La manifattura nel nostro settore, nel nostro paese, è importante. Stiamo perdendone pezzi sempre più rilevanti, pezzi non sostenibili, sostituiti da altre attività. Questo non è impegnarsi sul futuro. Gianluca Ficco, coordinatore nazionale UILM settore elettrodomestici. Un impegno forte per un problema che si presenta di rilevanza nazionale. Naturalmente sì. Anzi, c'è stato il tentativo di minimizzare ciò che sta accadendo, di spacciare questa vertenza per una normale riorganizzazione, ma le mobilitazioni dei tanti lavoratori sono servite proprio a dimostrare che non è così. È in gioco la permanenza stessa di Indesit nel nostro paese. Quanto è importante mantenere il patrimonio Indesit in Italia? È importantissimo. Indesit è una delle aziende più importanti del settore elettrodomestico, che a sua volta è il secondo settore industriale d'Italia. Vorrei che fosse chiara una cosa: noi pensiamo che ci stiamo battendo non solo per i 1400 lavoratori di Indesit che potrebbero andare in esubero, noi ci stiamo battendo contro la deindustrializzazione di questo paese. L'Italia è un paese senza materie prime, è un paese che per approvvigionarsi sui mercati internazionali ha bisogno dell'industria, e senza industria non si esce dalla recessione. Oggi noi cerchiamo di mandare quindi due messaggi: uno ad Indesit, modifichi il piano industriale, altrimenti la sua affermazione di principio che non vuole licenziare è mera ipocrisia. Il secondo al governo: si schieri dalla parte dei cittadini, si schieri al fianco dell'economia reale, adotti riforme che ci aiutino a rendere sostenibile la manifattura in questo paese. Ma torniamo ai vertici societari dell'Indesit. Com'è possibile che non si rendano conto della situazione di numerosi nuclei familiari che si troverebbero senza stipendio e quindi troverebbero ulteriori difficoltà ad arrivare a fine mese? Io credo che finché vigono esclusivamente le regole del libero mercato, finché non c'è una politica industriale seria nel paese, la logica del profitto fine a se stessa di breve periodo porta a queste conseguenze socialmente drammatiche ed economicamente drammatiche per il paese nel suo complesso, non solo nel caso di Indesit, ma un po' più in generale. Qui il problema non sono le singole persone, la bontà o la cattiveria delle singole persone, qui il problema è un sistema economico nel suo complesso che deve essere riformato.